gialli hanno un colore. Sì, colore natalizio, il colore che si vuol fare qualcosa di meglio. So che le luminarie sono state incentivate da... Io sono partita IVA, poi cos'altro c'è sotto non lo so. Se c'è la mano dell'amministrazione, se c'è la mano dei cittadini, però era una cosa che andava fatta e va bene, i colori sono belli. Si potrebbe fare ancora di più, però abbiamo già iniziato, dai, poi vediamo in corso d'opera cosa succede. Ci vuole un po' di savoir-faire da parte dei cittadini e delle attività. Queste luminarie qua fuori hanno un colore? Sì, rosso e bianco. Rosso e bianco. Solo questo colore? No, forse c'è un po' di verde anche. A parte questi colori ci sono altri colori che possono intravedersi, tipo non so, colori politici. Ah, io non le vedo, non vedo i colori politici. No. Quindi come le vedo? Come il colore del Natale, basta. È un'abitudine oramai che ci siamo abituati a queste luminarie, sì, non vedo i colori. Niente di politico. Produce un effetto positivo, viene più gente in giro, lei fa la commerciante. Naturalmente. Allora, adesso è un po' prestino, però attirano molto le luminarie. Anzi, dovremmo averne un po' di più, sicuramente. Grazie. Prego. Prego, ti dico. Le luminarie a Manfredonia hanno un colore. Hanno diversi colori, non è così. Quelle per il corso mi sembra che siano rosse e bianche. E poi ci sono tutte le altre luminarie messe nella villa che rappresentano i funghi, gli animali, hanno colori diversi, differenti. Ma hanno il colore del Natale? Beh, hanno uno spirito natalizio. Il colore del Natale qual è? Il rosso sarebbe. Comunque c'è il rosso anche. Le ha saputo che non le accendono più, non avranno più. Ho sentito questa mattina qualcosa che ci sono dei problemi con delle autorizzazioni amministrative, credo, però non sono molto informato sui fatti. So che c'è un'associazione dei commercianti che si sta un attimo. Ci deve essere un colore politico dietro le luminarie. Penso che politicizzare il Natale, insomma. Mi sembra un po' eccessivo arrivare a questi punti, però tutto è possibile. Qual è il colore delle luminarie? Il colore delle luminarie? Hanno messo delle luci? Sì, stanno spente, quindi non ne ho idea. Quindi non hanno il colore? Che di solito sono bianche lucenti. Beh, perché le hanno spente, secondo te? Ah, no, è meglio non entrare in queste cose. Secondo me c'è un'incomprensione tra la maggioranza e l'associazione. Sicuramente c'è stata un'incomprensione, però non c'entra niente, insomma. È un parere mio. Può essere un colore politico. Tu dici il problema è il colore. No, se fossero state rosse avrei capito che le spegnevano, però mi pare che non erano. Quindi a LED di solito sono bianche, quindi poteva andare bene dal punto di vista politico. Evidentemente ci sono altri problemi, credo. Le luminarie hanno un colore? Le luminarie? Sì, ho capito. Hanno un colore? Sì, hanno un colore. Che colore hanno? Hanno un colore politico, un colore, non so, della natura, che colore hanno? Non so, sono tutte luce mischiate. Ma non hanno un colore, che so io, non c'hanno un colore. Che colore hanno? Blu, rosse, bianche, si accendono, si spegnono. Di che colore sono le luminarie? Questa volta devo dire, rispetto alle altre volte, Non sono rimasta abbastanza colpita. Oddio, sempre bello, perché capisco tutti gli sforzi da parte
degli organizzatori, del comitato, io sono partita IVA, però diciamo l'anno scorso ho visto più luci, penso che siano bianche e rosse, no? Forse mi sbaglio, non le ho viste bene. Ho visto le altre cose, diciamo, e se sono passata giusto così velocemente. Ho visto, diciamo, le altre strutture in villa e le ho trovate belle, sì, belle. Che significa? Questa è una cosa molto dolorosa, perché ho seguito un po' su Facebook ultimamente gli avvenimenti, gli ultimi avvenimenti. E sono molto dispiaciuta perché ci sono stati tanti sforzi da parte degli organizzatori e poi sono cose belle che portano turismo a Manfredonia, diciamo di quello che abbiamo bisogno. E niente, per quanto riguarda il Titanic, anche la nuova ubicazione l'ho trovata molto bella. Però so che quella è zona dell'autorità portuale, non so se quelle autorizzazioni sono state rilasciate, tutte le autorizzazioni, non lo so, insomma. Speriamo bene che la cosa si possa risolvere e che venga tanta gente qui a Manfredonia, perché è giusto che sia così, una città di mare. È una città che ha una marcia in più rispetto alle altre e dico sempre partiamo dal mare, infatti mettere certe strutture sul mare lo trovo bellissimo. Che colore sono le luminarie? Queste per il costo? Queste per il costo sono fucsie, rosse, come bianco, misto. Sono accese, sono spente. Adesso sono spente, sono da 3 giorni. Allora, mo mi stai riprendendo? Sì. Allora, le luminarie stanno accese dalle 7 di sera fino all'una che io sono andata a letto, stavano accese sempre. No, ma perché le hanno spente? Sì, ho capito il perché. Perché? Perché tutti dicevano che pagavano le luminarie, le paga. Io partita IVA, va bene, tutto è un merito, ma la corrente... La posso fare la domanda? Ah, la domanda sei. La domanda è, che colore hanno le luci di Natale, quelle le luminate, quelle che stanno per il corso a Manfredonia? C'è un corso, dove sono le luminate? Ma ci sono già le luci o le devono mettere? Io le ho viste, ci sta. Io devo ancora andare per il corso. Quindi non posso dire nulla. Non posso dire, non sappiamo. Non sappiamo ancora. Grazie. Di che colore sono le luci? Sì, sono molti colori. Bluetto, rosso, bianco, giallo. Sì, questi sono i colori che di sostegno. Ma sono i colori natalizi o sono... Ma non abbiamo il colore natalizio, il colore natalizio è quello che ogni civiltà ha dato nel corso degli anni. Per esempio in Svezia è il bianco e basta, perché il 13 dicembre la Madonna della Luce, la Santa Lucia, e loro celebrano. Diciamo la Francia forse i colori della bandiera, ognuno ci ha dato i suoi, i nostri sono questi che... I commercianti hanno suggerito ai come si possono definire costoro che fanno queste luminarie. Ormai sono spente oggi? E non è che sono spente oggi, generalmente le accendono dopo le 20 per occasioni di opportunità, perché a quell'ora c'è un maggior traffico di passeggio e quindi sono più attirati. Che colore hanno le luci? Le luminarie, che colore ha? Avevano un colore, non ci sono più le luci. Non ci sono la più cosa, le luci. Come l'hai vista? Come... Male, malissimo. È un paese che può dare tanto, ma non lo permettono, non ce lo permettono. Vale tanto comunque. Un apprezzamento su chi ha fatto? Quello sì, perché l'impegno c'è stato da parte di chi ha voluto comunque, ma come ho detto prima,
non si può fare. Non è stato voluto. No, non ti vuoi esprimere, non vuoi dire che dietro ci sia un colore politico, che ci sia magari un colore diverso da quello che è il Natale. Sicuramente, perché i buoni propositi ci sono, ma non dico altro.